Alone in the Dark la paura ce l'ha avuta nel titolo fin dal lontano 1992 ed è il terrore più grande che un essere umano possa provare, essere da solo nel buio completo. 30 anni dopo, lo studio di sviluppo Pieces Interactive, ora parte della famiglia THQ Nordic, prova a far rivivere quell'incubo con una rivisitazione del classico sviluppato da Frederick Reinhall. Durante la Gamescom 2022 di Colonia abbiamo potuto assistere a una presentazione di questo nuovo horror che sulla carta sembra davvero perfetto. Il nuovo Alone in the Dark segue la storia del primo capitolo, ma il team di sviluppo si è concesso comunque alcune licenze. Villa d'Erceto, per esempio, non è più una sontuosa residenza privata, ma un istituto mentale per persone facoltose. Qui si intrecciano le vicende dei due protagonisti, Edward Carby e Emily Hartwood, pronti ad investigare su un crimine misterioso. Lo sviluppatore definisce densa l'atmosfera che aleggia nella proprietà. Siamo negli anni 20 in Louisiana, terra di paludi e acquitrini, di acque torbide e pericoli striscianti ben più pericolosi degli alligatori. All'inizio dell'avventura il giocatore potrà decidere se vestire i panni di Carby o di Hartwood. La campagna sarà identica per entrambi, ma la scelta del protagonista influenzerà l'esperienza del giocatore. I personaggi non giocanti, infatti, reagiranno in modo diverso a seconda di chi si troveranno di fronte. Del resto, gli intenti che spingono i due a Erceto sono diversi. Il primo è un investigatore privato assunto per svolgere un lavoro, mentre Emily vuole sapere a tutti i costi cosa è successo allo zio. La scelta di uno o dell'altro sbloccherà linee di dialogo uniche e altri piccoli dettagli relativi ai personaggi. Per avere un quadro preciso delle due vicende è consigliabile giocare all'avventura con l'uno e con l'altro, visto che alcuni eventi della trama risulteranno più chiari una volta esplorati entrambi i punti di vista dei due. Non è comunque obbligatorio, visto che la storia pare rimanga comprensibile anche con un singolo completamento. Inoltre non sarà necessario aver giocato i precedenti capitoli della serie. Gli sviluppatori definiscono il nuovo Alone in the Dark come una lettera d'amore verso la saga ancorata ai pilastri fondanti della serie. Ma quali sono questi pilastri? Innanzitutto sarà un gioco lovecraftiano nel senso più ampio del termine. Quando si parla di orrore cosmico è facile pensare ai miti degli antichi e a tutta una lunga serie di cliché e topos narrativi che hanno caratterizzato la produzione letteraria dello scrittore di Providence. In questo caso il riferimento è un po' più distante, visto che parliamo di un orrore generato dalla mancata conoscenza di ciò che ci circonda, quel profondo disagio che nasce dall'ignoto e dall'incomprensibile. Pieces Interactive vuole puntare su un orrore più psicologico, con più tensione e meno jumpscare. Assicurarsi che sia così è il lavoro del director e sceneggiatore Michael Hedberg, ex sviluppatore di Frictional Games che ha lavorato ad Amnesia e Soma. Un altro pilastro della serie è l'esplorazione, che però sarà più libera rispetto al passato. Avremo una classica avventura in terza persona con movimenti liberi di personaggio e telecamera dove esplorare più agilmente Erceto e le zone limitrofe. Aggiornare ai giorni nostri il sistema di esplorazione va a valorizzare il lavoro fatto su storia ed ambientazione. L'obiettivo è creare una serie di enigmi stimolanti e ben integrati all'interno dell'ambiente. I rompicapi non saranno astratti, ma ben radicati nel luogo e nella situazione del momento. Il combattimento non sarà centrale e si vede. Nelle sequenze mostrate le meccaniche sono sembrate ancora un po' acerbe, con una gestione piuttosto basilare delle sparatorie. L'esperienza di Alone in the Dark quindi sarà fortemente concentrata sul creare un'atmosfera cupa e disturbante anche attraverso i mostri. Guy Davis, il monster designer, è un veterano dell'industria cinematografica che ha collaborato in più occasioni a stretto contatto con Guillermo del Toro. Per la musica, invece, il team ha collaborato con il musicista olandese Jason Cohen. Il nuovo Alone in the Dark sarà un classico gioco horror in terza persona focalizzato su narrativa e atmosfera. Comparto tecnico e combattimento sono da rivedere, ma se gli sviluppatori riusciranno a concretizzare la loro idea, potremo avere tra le mani un gioco perfetto per i fan della serie e per chiunque ami il genere. Voi cosa ne pensate? Vi piace il concept descritto fin qui? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!